Bene? Per ora sì. Sì, eh? Come? Era stato anche dopo, 5 anni fa, quando aveva pubblicato un libro, ora ha pubblicato un altro. Lei è italo-tedesca, è stata modella, showgirl, ha fatto anche con Chiambretti sulla 7, Marchette, no? Sì. E poi a un certo punto, io non lo so come stanno le cose, ma non ci voglio neanche entrare fino in fondo, ma si è invaghita. Vi siete con uno sceicco, Arabian Blonde, vedi? Questo sarebbe lo sceicco? Quello sì, lui si è lamentato che questo era storto. Un po' sulle 23 sì. Il cappello, sì. E questa sarebbe lei, vedano? Lo sceicco, lo sceicco. Lo sceicco che hanno questo candora, questi abiti qua. Bianchi. Padre, divertente questa copertina. E questo libro che è la storia è la storia nostra, sì. No? E però è una storia di sesso focoso. Sì, perché eh? Sì, perché poi a parte che... Ma lui l'ha letto il libro, sì? No, per fortuna. Sei innamorata? Io mi sono innamorata veramente come un mattone, c'ho proprio una tegola in testa dopo un anno, ero proprio innamoratissima. Adesso sto cercando di disinnamorarmi, perché... Ma non glielo dico, perché fa male. Magari sono vendicativi, che ne sai? Ma cioè, perché non potete avere una storia normale? Ma guarda, quando una donna ama, vuole un bambino, vuole l'amore, sì, vuole la famiglia... E lui non te lo può offrire? No, non si può Daniela, cambiare la mentalità. Voglio dire, la testa degli arabi è diversa, dai, non è che la donna è considerata... Mi sembra che lei sia molto disponibile ad adeguarsi a... Sì, ma il modo in cui intreccia le gambe, il modo in cui infila le mani nei capelli... Ma sì, questo... Poi ci sono altri modi che non leggo... No, ci sono dei momenti erotici molto, molto belli, perché in questa storia il sesso è fondamentale ed è però la rincorsa del gatto e del topo, perché lei, essendo sempre la prima in classifica, lei scappa sempre da lui perché non la prima in classifica in che? Da prima tutto, che ce lo dice. Nei suoi pensieri, perché lei non sopporta che lui guardi per esempio un'altra con un occhio erotico, non lo sopporta, lei va subito in gelosia, pure lui. Lui non è quindi geloso, c'è questa colla che non so se sia innamoramento, infatuazione, senza il fatto che per 4 anni questi sono sempre morti, cioè nel senso che si continuano ad uccidere l'un l'altro con telefonate lunghissime, lui arriva a picchiarla a volte per la gelosia, quindi alla fine... Ah, vedi? Sì, alla fine comunque il sesso è sempre rovente, perché poi... Rovente. Alla fine io sono arrivata alla conclusione che in un tipo di rapporto così... Rovente. L'amore è fuori, mentre si cammina sulla spiaggia manina nella manina. Chi è Fabrizio? Fabrizio è un bodybuilder. Ah. Sì, ma... No, io sto girando i titoli dei capitoli. Ma con le sue teorie. No, vabbè, invece un amore vero, e c'è sempre il sesso e così si può, c'è questo fervore. I love you, qua c'è scritto. I love you, sì. Amato. Ma il nostro Venditti lui la chiama. E non c'è sesso senza amore. Eh? E non c'è sesso senza amore, dura legge nel mio cuore. Però qua non c'è sono amore pirata, senza sono sesso. Sono un signore, non confondo il sesso con l'amore. No, però qua non c'è amore senza sesso, dovrei dire. Perché se casca il sesso. Ma non qui si deve giustificare, io non mica ho detto niente. No, per dire. Per me può fare quello che crede il libro, non è me. No, in questo Mister libro. Mister Calabria, chi è? Io vado all'apertura Mister di libro. Mister Calabria. Chi è? No. Vabbè. Padre non lo deve leggere, oh, lei, c'è Mister Russia. Andiamo. Non posso ho poco no, no, vengono pensieri. Cos'è quello che ha sottolineato Alberoni qua? No, giri, no, scusi. Credo che beh, ma anche la donna deve ricordare tutti quegli attributi che praticamente indicano la fertilità, quindi la bellezza, la giovinezza, i denti bianchi, degli occhi lucenti, i capelli lucenti. È vero. Tutto quello che garantisce la continuazione della specie, quindi siamo uguali. La donna ha la bellezza, l'uomo ha il potere che garantisce quindi la crescita dei figli, il mantenimento dei figli, eccetera, eccetera. No, non dite solo potere, perché ma potere come dimostrazione di forza qualche cosa che sia in più, un'eccellenza, e questo è molto importante, perché sì, mentre l'uomo guarda molto più e molto più le caratteristiche fisiche. Io dico, fra la presidente della General Motors e la segretaria della presidente della General Motors, che è bella, l'uomo guarda la segretaria. Certo. La donna può essere affascinata dal presidente. Cercherà di sposarsi però quella no, ma anche perché vuol dire un'altra cosa, vuol dire una personalità. E poi tenete presente che la donna per essere bella ha bisogno di denaro. No. La donna per essere bella ha bisogno di denaro. Ha bisogno di denaro. Sì. Costanzo? Una donna che deve lavare per terra
sì, è vero. Con le mani rovinate. Va bene, questo è certo. No, certo. No, ha bisogno di un minimo. Se tu pretendi di stare nel palazzo, no, ma se tu sei un contadino che lavori per terra con le mani, ti puoi innamorare perfettamente della donna che accanto lavora con le mani. Non lo metto in dubbio. Perché no, c'è un'identità, altrimenti la vedi talmente. No, perché no.